grazie. Allora, parliamo di qualità di software nei plugin di WordPress, non necessariamente di WordPress, perché comunque là ci sarebbe probabilmente da parlare un po' di più. Però io mi sono immaginato una situazione che qualcuno ha una piccola azienda, un sviluppatore appassionato open source, una persona comunque che a un certo punto si trova con un plugin che usa magari privatamente nel suo blog o lo vuole mettere open source, mettere su WordPress plugin, sul directory, e si prende ovviamente un impegno abbastanza importante e a un certo punto si trova con dei piccoli problemi che abbiamo tutti, che problemi di qualità nel nostro software, ed è la domanda che cosa possiamo fare. Quindi voglio parlare di questo, che insomma, è un tema interessante. Prima magari vi dico chi sono io. Purtroppo mi ha già preso parte della mia prima slide. Però io lavoro per MotoK, sono un principal engineer. Parlare di qualità di software, di testing, di fare mentoring per sviluppatori, che è quello che faccio tutti i giorni. E quindi non è un caso che oggi parlo di questa parte dello sviluppo. Però sono anch'io uno sviluppatore open source, ho fatto un paio di plugin e sono un meetup organizer, entusiasta, idealist, quello che vuoi. E così avete più o meno il quadro di chi sono io. E oggi, purtroppo abbiamo le slide vecchie. Va bene, ce la caviamo così. Allora, le cose che possiamo fare per rendere l'idea di alzare la qualità del software e soprattutto fare unit testing, che quello sarebbe sempre il mio primo consiglio a qualsiasi persona che viene da me e dice: cosa posso fare? Cominciamo con unit testing. Il caso ideale è che cominciamo già dall'inizio con unit testing, e lo facciamo molto spesso. Adesso potrebbe essere anche, subito si potrebbe arrivare con la domanda: ma che cos'è unit testing alla fine? Allora, se io sviluppo software, prendiamo una classe, una funzione, quello che è una unit, no? E io con la mia funzionalità, io faccio delle promesse. Se tu usi la mia funzionalità in un certo modo, si comporterà così. Questa è una promessa che posso fare, ma la posso anche verificare, e questo è il unit test, perché comunque io posso testare con qualsiasi condizione, entro nella mia funzionalità e faccio vedere che le mie promesse sono buone, puoi prendere bene. Questo è una cosa fondamentale, e per questo cominciamo presto e lo facciamo spesso, che testiamo il nostro software, anche nel andare avanti. Poi, un'altra idea su andare avanti dopo il unit testing con l'analisi del codice in un modo statico. Poi parliamo un attimo anche di coding standards, e che ci porta automaticamente sulla peer review e quality gates, che è un altro concetto che mi interessa al momento, che comunque che ci porta nel mondo dei KPI, e creiamo diciamo magari idee metriche che possono verificare quello che ci interessa. Però, visto che spesso sento non dire scuse, però sento un po' l'idea che unit test sarebbe una cosa complicata, ma non lo è. Abbiamo tutti i tool a disposizione che ci rendono la vita molto facile, no? Partiamo dal pensiero che usiamo Composer nel nostro sviluppo, e partiamo dall'idea che possiamo installare un PHP unit che ci dà tutta l'infrastruttura che ci serve per fare il test. Adesso, se torniamo un po' sulla idea del possiamo testare le nostre unit
In un modo che non dobbiamo necessariamente avere WordPress installato o up and running per i nostri test, ci servono anche framework che possono mockare la funzionalità. E per questo io al momento favorisco BrainMonkey. Perché BrainMonkey? BrainMonkey fa una cosa che proprio entra in questa funzionalità, che ci dà la possibilità di dire, quando tu incontri una funzionalità nel tuo test che non conosci, quindi non ho installato WordPress per il mio plugin, per esempio. Il mio plugin durante il test incontra funzionalità che sono magari funzionalità di WordPress. Io posso dire, quando tu, when, vedi una funzionalità, cosa fai? Mi dai un valore indietro? Stubs fa una cosa simile, io posso anche fare un gruppo definire un gruppo di funzionalità e dire, se tu vedi questa funzionalità, rispondi sempre così. E io posso creare delle situazioni che posso fare entrare nel mio albero della funzionalità in ogni caso e dare la risposta che io, come ho detto, ho promesso. Con Expect la cosa diventa un po' più interessante perché posso anche dire quante volte vedi una funzionalità. O quando tu entri in una funzionalità, vedi una funzione di WordPress, che cosa ti aspetti come argomento per entrare in questa funzionalità. Poi, BrainMonkey viene anche con una serie di funzionalità che sono già predefinite, quindi rendono la mia vita un po' più facile. E la cosa molto interessante di BrainMonkey, perché mi pare che al momento uno dei pochi framework che funzionano veramente sul testing dei hook in WordPress. Hook sono dei filtri delle action, io posso verificare se entro una funzionalità, mi aspetto che viene aggiunto una azione. Entro una funzionalità, mi aspetto che viene applicato un filtro. Questa cosa posso fare con BrainMonkey. Adesso abbiamo magari la situazione che possiamo verificare la nostra funzionalità e le promesse che abbiamo fatto. Però questo non ci dice che abbiamo scritto un buon codice, perché abbiamo solo verificato che la nostra funzionalità fa quello che deve fare. Ci sono altri prodotti, probabilmente qualcuno userà Psalm o prodotti simili. Io personalmente mi trovo bene con PHP Stan, che c'è anche un plugin per WordPress, che automaticamente verifica anche cose che sono normali nel mondo WordPress. Qua ho un esempio di una mia funzionalità di un MVP che mi dice chiaramente che fai tornare un valore bool per una action che non mi aspettavo, una cosa così, che tu in un unit test potresti mai verificare se questo è un problema o no, perché potresti dire io mi aspetto un ritorno di un bool. Quindi questa parte di analizzare il codice in un modo statico, secondo me va oltre il unit testing, però secondo me non ha nessun valore se non hai fatto unit testing prima. Dopo, probabilmente PHP Stan sarebbe il mio prossimo step. Potrei anche installare ovviamente un code sniffer, però c'è anche un progetto molto interessante per WordPress, però personalmente userei PHP Stan e qua i coding standards, perché sono importanti, le farei fare dal IDE, perché comunque anche là diversi IDE danno già dei plugin che ti danno la possibilità di fornire un codice che è ben formatato e dà magari anche segnali quando c'è un po' di quando ci sono problemi di leggibilità o di qualcosa che è inaspettato. E i coding standard, credo che comunque, magari sono non il migliore la definizione attuale dei coding standard che abbiamo in WordPress, magari non sono tutti d'accordo con la definizione o come sono fatto al momento. Dico solo che come esempio i Yoda Condition, che
che magari uno potrebbe essere d'accordo o no, ma ci sono, e quindi c'è una specie di standard che posso dare anche certezza ad altri sviluppatori. Se mi vogliono fare la contribuzione, posso anche essere sicuro che loro comunque trovano un codice che è per loro leggibile, che secondo me è una cosa importante per comunque avere una possibilità come avere una code review, perché se io ho peer, quindi colleghi programmatori che conosco, contributori sul mio plugin open source, che magari incontrano una situazione dove il codice non è formattato bene o ha dei problemi chiaramente di formattazione, quindi qualsiasi cosa che fanno magari al mio codice risulta in un code change, quindi anche cose piccoline, qualcuno fa una indention e automaticamente tutto il mio codice è cambiato, che non va bene. Quindi il code review e diciamo, gli standard vanno, come si dice, hand in hand, vanno insieme. E, sulla code review, sicuramente se si lavora in team, avere una checklist per la code review è una cosa importante. Anche quando uno sviluppa da solo, che potrebbe avere comunque anche metriche, tipo voglio almeno rimanere nel code coverage che avevo prima, quindi la copertura dei test che avevo prima, magari questo potrebbe essere una metrica. Code review è anche un modo molto interessante per imparare o insegnare. Lo vedo molto nell'azienda che discussioni che si aprono sono interessanti, che ti portano a qualcosa che magari dici a un certo punto, ok, non lo sapevo, ho imparato qualcosa. O puoi dare anche input interessante a altre persone. Magari una metrica può essere anche di non andare oltre 200 righe, questo è un numero che ho messo così, uno potrebbe anche dire 400 o quello che è, però vuol solo dire che se tu fai code review, magari se sono pezzi piccoli, potrebbe essere una cosa fattibile e sicuramente porta anche a più qualità chi dà l'input. E se puoi automatizzare questa parte, sarebbe anche un bene, e sicuramente nelle prossime slide vediamo anche un attimo questa parte, perché come ho detto, se parliamo della code coverage, la copertura del test, arriviamo anche a un certo punto ai quality gates. Questo è un concetto in realtà dei QA specialist che controllano la qualità del software. E loro hanno spesso questo concetto dei quality gates, però se ci pensiamo un attimo, questa cosa di chiedere coding standards, fare code review, eccetera, sono già quality gates, quindi sono punti dove io decido se voglio andare avanti o no con un cambiamento nel mio software. E questa cosa si può anche definire KPIs. Percentuale della copertura, questa parte può essere anche automatizzato. Se prendiamo per esempio, oppala, adesso devo andare a secco così perché questi cambiamenti non sono entrati nella slide. Se usiamo per esempio GitHub, abbiamo la possibilità di usare delle action. Possiamo creare una situazione che qualsiasi pull request al mio software esegue automaticamente la copertura, esegue le unit test, crea un file per capire quanto è la copertura e si può fermare a questo punto se tu non arrivi a una certa percentuale o i test falliscono. Anche questo ovviamente è un quality gate perché alla fine non può andare avanti perché non risulta automaticamente una cosa fallita che non vogliamo andare mandare in produzione. Ho creato un paio di ho messo i link ai vari software, anche
Stan, il coding standards, eccetera, eccetera, così si può vedere questa cosa anche dopo, perché i slide vengono comunque linkati nello speech. È già tutto. In realtà avevo altre due slide, però non sono entrate nei change. Però, se avete domande. Prima di tutto, grazie. Dennis Plotter. Qualcosa da noi, WordCamp per te. Okay. Allora, se non mi sbaglio, abbiamo detto solo domande difficili. Dunque, Ah, ok. allora, domande. Oh, di Luca, grazie mille. No, Luca, ho fatto lo speech solo per te. Purtroppo, sì, hai visto, quality gates non passate. Hai parlato di unit testing, ti volevo chiedere se hai mai usato lo snapshot testing per PHP e il fuzzy testing. Allora, non ho usato snapshot testing, ma usiamo anche del smoke testing. Questa è una cosa che facciamo spesso e volentieri, che creiamo anche situazioni di cambiamento voluto al software, di vedere se il nostro software si comporta ancora così. E la ragione per questo è che abbiamo un prodotto che magari deve essere installato in diverse condizioni, installazioni clienti che hanno, magari un plugin che potrebbe essere una dipendenza per noi, e abbiamo bisogno di certezze come si comporta il nostro software in questi casi. Questi test facciamo anche, però sono più nella fase end-to-end e non proprio nel unit testing. Ok, altre Una più domande? difficile. Scusa, qui. Ciao. Ciao. Considerando l'evoluzione che sta subendo l'ecosistema di WordPress sempre verso più il JavaScript, hai già avuto modo di testare un nuovo ambiente di test che non sia prettamente incentrato su PHP? Sì, noi abbiamo dei, nei nostri prodotti in MotoKey abbiamo dei test per JavaScript, usiamo Jest e funziona bene, possiamo anche, perché usiamo alla fine un prodotto che si chiama Sonar Cloud, mandare già segnali verso questa piattaforma per capire un po' come ho detto, i quality gates si corrispondono a quello che ci aspettiamo per JavaScript e per PHP nello stesso istante. Sicuramente ci sono altri prodotti. Mi piacerebbe anche sentire da voi se usate altri prodotti che possono essere uno spunto anche per noi. Ok, altre? No? Ok, allora ancora grazie Dennis di essere venuto all'ultimo Ma Zaccheroni momento. non mi ha fatto una domanda. Grazie. Grazie.